Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa e tanti auguri per questo Natale, Santo Stefano, e oggi finalmente sono ritornati i giornali, quindi come sempre ritorna anche la zuppa di porro. Allora, la zuppa di oggi secondo me è piuttosto saporita, non per merito di chi la cucina, ma per merito di quello che sono gli ingredienti della cucina di oggi, cioè quello che ho letto sui giornali. Partiamo dal primo ingrediente, quello piuttosto clamoroso del Corriere della Sera, anche se il giornale nei giorni scorsi ne aveva già in una qualche misura parlato, e cioè i sondaggi. Secondo Pagnoncelli, il sondaggista del Corriere della Sera, sarebbe in discesa il movimento di Salvini, cioè sarebbe sceso dal 36 al 33%. Vi ricordo che alle elezioni quel movimento fece, cioè a marzo di quest'anno, non di 10 anni fa, il 17%. Si tratta dunque comunque del raddoppio dei suoi voti, però la tendenza, dice Pagnoncelli, è alla riduzione del consenso. Il Movimento 5 Stelle invece al 27%, e anche qui dal 33 delle elezioni invece ci sono un bel po' di punti in meno, 5 punti in meno, però vi segnalo anche che Forza Italia e il PD, cioè le due forze organizzate più diciamo di opposizione di questo governo, insieme tra 8% di Forza Italia e 18% del PD, non fanno uno dei due partiti che stanno al governo. Insomma, scende la Lega, scende il Movimento 5 Stelle, ma le due opposizioni unite, se mai si dovessero, speriamo mai, unire, non farebbero i voti di un solo partito, cioè del Movimento 5 Stelle. Intanto il Fatto Quotidiano ci avverte che secondo Di Maio alle europee ci saranno tutti i capolisti alle europee esterni, e sarebbero molto arrabbiati gli 11 europarlamentari invece grillozzi, che non vedono di buon occhio questa, insomma, idea. Andiamo avanti con le notizie di giornata. Quella fondamentale riguarda pane e Nutella, e cioè il come la tratta oggi Gramellini sul Corriere della Sera, cioè l'idea che mentre avvengono dei disastri nella terra, il ministro degli interni Salvini si fa vedere la mattina che si mangia una fetta di biscottata con la Nutella. Io dico, questo è un paese di matti, e ha ragione Salvini a pensare che se la critica nei suoi confronti è fatta per questo motivo, vincerà per i prossimi 30 anni. Dicono e dice i Gramellini, ma i nostri genitori si affidavano a politici che non erano gente comune. De Gasperi leggeva romanzi in lingua originale, mio nonno che lo votava invece il massimo che faceva erano i canti in osteria. Oggi invece i politici fanno i canti in osteria mentre noi leggiamo magari un romanzo. Ecco, questo è il concetto di Gramellini. Gramellini si dimentica un particolare che tra De Gasperi e Salvini è intercorso, e il particolare è che i politici tra De Gasperi e Salvini che abbiamo avuto negli ultimi 20, 30, 40 anni, direi anche di più di 40 anni, erano talmente scollegati dalla realtà che non si rendevano più conto di quello che avveniva nel mondo normale, e che soprattutto quelli collegati alla realtà, gli Andreotti, i Cirino Pomicino, i socialisti, i vecchi comunisti, in realtà sono stati spazzati via da quello che il suo grande partito, che si chiama Corriere della Sera, ha raccontato in Mani Pulite. Questo è quello che è avvenuto quando la realtà era quella della politica della Prima e della Seconda Repubblica. Adesso te la prendi perché Salvini sembra uno di noi, ma viva la faccia, finalmente abbiamo un politico che parla in maniera semplice e sembra uno di noi. Questo vale per lui come per tanti altri politici. Sallusti se la prende con Salvini non per quello che mangia, è sacrosanto il diritto di critica di Sallusti, ma per quello che rivendica Salvini, e cioè una finanziaria che è una schifezza, secondo quello che dice Sallusti. Nel frattempo, mentre Salvini viene da una certa stampa distrutto per questo suo pane e Nutella, tra l'altro toglie finalmente la Nutella, come nota mi sembra proprio il giornale, ai Sallusti, la toglie finalmente dall'ideale collettivo della sinistra morettiana, e noi che adoriamo la Nutella possiamo dire anche noi ci piace la Nutella, anche se non siamo morettiani. L'altra cosa divertente della giornata è che invece Andrea Villa, che è il Banksy di Torino, cioè quelli che fanno sti murales, si inventa questo murales che secondo lui è straordinario, cioè di Salvini imbavagliato con dietro le Brigate Rosse, con una stella cadente con le Brigate Rosse, con la stella delle Brigate Rosse. Beh, e questo ovviamente si può fare, dire e augurare al ministro degli interni che venga, come possiamo dire, rapito da persone che proprio oggi muore uno di destra, condannato, poi ne parlerò tra poco, per lo stragismo degli anni 70, ma insomma non so se questa è l'immagine più bella per mettere in evidenza il nostro ministro degli interni. Detto questo, quelle satire, quelle ministro degli interni, mi potrete obiettare voi, ma in realtà si obietta al ministro degli interni che lui fa vedere che si mangia il pane e Nutella, quindi non potrà
potrà mai più fare una foto col pane Nutella, una foto in vacanza. Io, figurate voi, per quello non faccio il politico, perché io posso stare dove cacchio mi pare e nessuno mi può rompere le palle. Io me ne sto in Thailandia e sono contentissimo di farmi il mare, ma comunque sia, io ovviamente non faccio il politico, quindi faccio quello che esattamente mi va di più. Ma l'altra cosa straordinaria è che gli rompono le balle perché 36 ore prima avevano seccato il fratello di un pentito. Ma la storia, poi ad andarla a leggere bene, lo fa bene la Sarzanini, ma non solo lei, un po' tutti quanti, e poi c'è un'intervista a Cafiero De Rao, il capo del distretto della direzione antimafia, è che questo signore, questo fratello del pentito, era stato piazzato a Pesaro, e vabbè, e suo figlio andava a scuola con il suo nome e il suo cognome, lui aveva sul campanello il suo nome e il suo cognome, alla posta arrivava il suo nome e il suo cognome. Allora dico io, ma se uno è il fratello di un pentito e vogliamo dargli la sicurezza e gli paghiamo l'affitto, perché questo stiamo facendo noi contribuenti, gli stiamo pagando l'affitto, gli mettiamo il nome sul campanello col nome e cognome, e questo è un problema di Salvini? Sì, certo, è un problema del Ministero degli Interni, ci sono 6.500 persone che sono nei programmi di protezione. Ma dico io, ma può essere esistere un programma di protezione in cui tu metti il nome e cognome di un pentito e del fratello di un pentito? Non la considero una grande protezione questa, cioè lo sposti da Reggio Calabria a Pesaro e così te la sei risolta, da Reggio Calabria a Pesaro e così l'abbiamo risolta, tant'è che l'hanno fatto fuori. Ma tra l'altro l'hanno fatto fuori dopo 30 anni rispetto al pentimento, dopo 25 anni. Insomma, questa storia è una storia veramente assurda, assurda in tutti quanti i suoi profili, cioè che noi paghiamo un signore, lo mettiamo in una casa del Viminale a Pesaro e gli paghiamo anche uno stipendio alla fine del mese, eppure non gli cambiamo il nome e cognome, in maniera tale che qualsiasi persona può imbattersi in lui e può ricordarsi a questo è il fratello di quello che ha ucciso un boss della mafia e poi è andato dai carabinieri e si è consegnato denunciando tutti quanti. Io dico una cosa, non dico, ma cioè, è una cosa da scialtroni. Adesso se questo riguarda Salvini o chi lo precede o... Ma in realtà il procuratore antimafia, oggi intervistato dal Fatto Quotidiano, Cafiero De Rao, che ho avuto recentemente anche a Matrix, dice, beh, insomma, c'è qualche cosa di strano. Nel frattempo non c'è nulla di strano nell'emergenza rifiuti a Roma. Avevate qualche dubbio? Il Messaggero ne parla diffusamente. Qualcuno di voi avesse avuto qualche dubbio sul fatto che Raggi, con le sue super cazzole e tutti i grillozzi con lei, riciclo zero, facciamo la differenziata, siamo avantissimo, mettiamo tutti quanti, rifacciamo gli appalti, non va bene Cerroni perché Cerroni nelle sue discariche non va bene. Qual è il finale? Che quando ci sono più rifiuti, cioè a Natale, perché ci sono più imballaggi, c'è l'emergenza dei rifiuti a Roma. Scritta, i rifiuti o li termovalorizziamo nei termovalorizzatori o ce li mangiamo oppure ce li troviamo per strada, e per strada gli danno fuoco, e quando danno fuoco i rifiuti per strada, come viene in Toscana, come viene a Palermo, come viene a Napoli, come viene a Roma, si crea diossina molto superiore a quella che fa un solo termovalorizzatore, ma noi andiamo avanti così. E oggi mi sembra che il giornale sia quello che unico che nota la nomina a capo ufficio stampa di questa Claudia Mazzola, capo ufficio stampa, la grillozza, amica dei grillini, piazzata a fare il capo ufficio stampa della Rai. E la cosa che mi diverte di più, perché mi ricorda il mio passato quando ero più giovane, cioè 3 anni fa, quando ero in Rai, parabini, il capo di questa Mazzola, che cosa volete che dica? Quello che è stato piazzato là da Campo dell'Orto, cioè il Conte Mascetti, in altro che supercazzola, in metà del supercazzola, mette a fare il capo delle relazioni esterne. Il capo delle relazioni esterne, arrivano i grillozzi gli piazzano come capo ufficio stampa a Claudio Mazzola, e che cosa dice Parabini? Dice: ottima risorsa, con grandi relazioni nei media. Cioè, mi sentivo quasi, come posso dire, che il diabete mi stava ritornando. Non ce l'ho mai avuto, ma mi stava ritornando. La trovo favolosa. Il pezzo oggi che vale la pena e che ti riconcilia col mondo è quello di Paolo Guzzanti. Dovete sapere che è morta la Marchesa Verusio, Sandra Verusio. Io non ho mai avuto il piacere di conoscerla, era la regina dei salotti romani, quella che conosceva tutte le persone che contano a Roma, quella che invitava nel suo salotto tutta la sinistra, intelligenza, eccetera. E oggi è straordinario Guzzanti, perché dice, aveva scelto lei di essere
una donna ruvida, una donna che non la mandava a dire, una donna che odiava tutti quelli che erano berlusconiani, che aveva in antipatia tutti quelli che non erano di sinistra. Beh, e allora, proprio per non tacciare di non essere un'ipocrita, dico che è morta una grande stronza. Questo scrive Guzzanti, fa una pagina intera per dire che questa donna, che oggi è celebrata da tutti quanti i giornali come la regina dei salotti, la marchese rossa di Roma, era semplicemente una grande stronza, amica dei poteri forti della sinistra, di De Benedetti, di Scalfari e di tutti questi qui che non hanno mai avuto in simpatia tutti coloro che non la pensavano esattamente come loro. È morto anche un brigatista nero, così veniva considerato l'ideologo, diciamo, di Ordine Nuovo, Maggi. E io qui vi dico, per voi, qualcuno di voi mi dice voglio fare il giornalista, vorrei capire cosa fare, eccetera. Io in realtà vi dico, ragazzi, invece di avere tante opinioni, perché le opinioni poi sono facili da avere, leggete due pezzi oggi sulla morte di Maggi. Quella di un giornalista che si chiama Andrea Pasqualetto, che racconta la morte di Maggi e il fatto che questo signore sia stato condannato soltanto nel 2017 per la strage della Piazzale della Loggia a Brescia, mentre sia stato assolto da Piazza Fontana. E questa è la storia criminale come mandante. Lui era un medico condotto, una storia incredibile, un fascista che non ha mai rinnegato il fascismo, ma che ha sempre detto che non aveva fatto parte delle stragi. Allora, esame di giornalista, leggete Andrea Pasqualetto su Corriere della Sera, che non è certo un filo fascista, e vedete come parla della morte di Maggi. Poi leggete la Benedetta Tobagi, il cui padre, proprio per il suo coraggio, il primo che denunciò il fatto che non erano fasciste le brigatisti, i sedicenti brigatisti rossi, ma erano vicini e compagni che sbagliavano, fu ucciso. La figlia di questo, dico tanto, giornalista, questo Tobagi, scrive purtroppo anche lei per qualche giornale, e leggete il suo pezzo sulla morte di Maggi e vedrete come non si scrive un pezzo, a meno che tu non abbia un'idea precisa, come quella di Guzzanti, che dice che la marchesa morta ieri era una strozza. Ma quello è un editoriale, ma quando vi leggete un pezzo di cronaca vedete Pasqualetto e Benedetta Tobagi e poi mi dite quali dei due vi piace di più. Pier Giorgio, leggiti Guzzanti perché vale la pena di leggere. Che cosa altro? L'altra cosa che mi fa impazzire sul Sole 24 Ore, sulla Confindustria, dovete sapere che il comma 912 di questa finanziaria, che è una finanziaria come tante che ha molti comma, è favoloso, perché questo comma è un comma che va bene per noi delinquenti, per noi che pensiamo che semplificare non sia il titolo di un convegno, cari amici della Confindustria, non sia un pezzo di un professore universitario che non ha mai lavorato in vita sua, ma sia esattamente il comma 912 di questa finanziaria. Sapete cosa dice il comma 912 di questa finanziaria? Dice una cosa semplicissima, è che gli appalti fino a 40.000 a 150.000 euro non hanno bisogno di gara pubblica. Oh, Dio santo, sapete cosa scrive il Sole 24 Ore? Dice, in termini di trasparenza siamo al disastro, siamo inghiottiti in un buco nero. Questo presuppone A, che siamo tutti delinquenti, B, che tutte quelle le stazioni appaltanti vogliono rubare, C, che con una gara pubblica non si rubi. Capito? Perché questo presuppongono. Allora, quello che io presuppongo invece è che in questa maniera, fino a 150.000 euro, daranno forse i lavori ai loro amici, non ci sarà trasparenza, ma si lavorerà in un paese bloccato da abusi d'ufficio, gare, codici d'appalti, decreti antimafia, certificati della minchia, finalmente un cacchio di codice che dice il sindaco decide chi rifà quel manto stradale lì, fino a 150.000 euro, avrà dato un appalto a un suo amichetto, l'avrà dato a un suo amichetto, quando dimostreremo che l'ha dato a un suo amichetto gli facciamo un mazzo così e lo mettiamo in galera, ma nel frattempo non facciamo questa furbata di gare, di controgare, di trasparenza, di pubblicità su tutti i soti. È talmente banale da capire, perché in realtà, perché noi siamo finiti in questo inferno? All'inferno non si scende di botto, ma si scende a piccoli passi, e prima le norme sulla trasparenza, e poi le norme sulla mafia, e poi sul certificato penale, e poi sul DURC, e poi sull'SRL, e poi sul pagamento delle tasse. Alla fine non faremo nulla in questo paese, e difatti non facciamo nulla, siamo un paese bloccato. Una volta che il governo una ne fa, e cioè si inventa un comma per il quale tutto è possibile anche in maniera non trasparente, ben venga, si faccia. Abbiamo bisogno di fare, non di controllare, in questo paese, o no? Controlliamo ex post. Gran casino sulla Repubblica, su piuttosto invece sull'IRES, aumentata dal 12 al 24% per le società no profit. L'unica cosa intelligente su questa la dice, secondo me, Lupi, il parlamentare democristiano, poi passato a Forza Italia, insomma, l'amico dei cattolici popolari, che dice una cosa molto sana, indipendentemente da pagina 2 e 3 su Repubblica, che puntano solo sull'aumento
dell'IRAS per il no profit, lui dice il concetto che hanno in questo governo è che deve fare tutto lo Stato e non esiste la sussidiarietà, non esistono i privati che possono sostituirsi nell'assistenza allo Stato. Ecco, se così fosse sarebbe gravissimo. Questo è l'unico lato che a me piace della questione. L'ultima cosa che io trovo favolosa e che oggi vi segnalo è l'omilia di Papa Ratzinger del 1978, pubblicata dal Corriere della Sera, in cui più che con Marx, come titola il giornale, se la prende con Bertolt Brecht, l'uomo che diceva voglio vivere in un mondo in cui non ci sia più amore. Ecco, quello che ci spiega oggi Papa Ratzinger è perché noi vogliamo l'umanità, perché il dolore fa parte dell'umanità. È un pezzo coltissimo, elegantissimo, molto intelligente di un Papa filosofo che oggi difatti è Papa emerito e non è Papa. L'ultima cosa che vi voglio segnalare, beh, l'ha trovata sul Sole ed è questa veramente, anche questa è pazzesca, sulla fattura elettronica. Beh, il direttore generale della Direzione Generale delle Entrate della Lombardia di Milano chiede a un signore che fatturava elettronicamente nei confronti della pubblica amministrazione, perché già esiste la fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, gli ha chiesto di produrgli le fatture in formato cartaceo. E allora io dico, porca puttana, io fra 3 giorni dovrò fare tutte le cose elettroniche, cioè già il codice destinatario, spero che lo SDI non vada a puttane, mi sto preparando, sto cercando di dare i miei, mi sono trovato qua dentro il mio, come si chiama, il mio QR code, e poi quando c'ho un accertamento dell'agenzia delle entrate o chiedo un rimborso all'agenzia delle entrate, quelli pretendono che io abbia il documento cartaceo. Questa è l'Italia perché sul Sole 24 ore oggi ci spiega per quale motivo è sbagliato liberalizzare fino a 150.000 euro gli appalti per servizi e prestazioni. È un'Italia che fa tanto la fenomena ma che semplificazioni non ne vuole, e l'Italia delle norme, delle regole, dei controlli, perché vogliamo punire un possibile ladro e quindi blocchiamo tutto. Beh, insomma, tanti auguri a tutti quanti voi, ci vediamo domani con un'altra zuppa. E questa manovra andrà bene, rosicate Salvini, il migliore ed amato dal popolo. Insomma, vediamo sul reddito di cittadinanza tante novità, ve le ho dette, una di queste che forse saranno ad elargirlo le imprese e che durerà soltanto 18 mesi. Bene, 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 sì, in XLM, Nicola, mi raccomando, giusto Françoise, si dice semplificazione italiana e poi devi produrre carte a tutti, giusto Alessandro, pure io, quindi capisco, leggi e controleggi. Ciao.